San Pietro, come diciamo spesso, questo è il numero dei gruppi che aderisce ufficialmente all'udienza generale, ma poi sicuramente in piazza sono molti di più coloro che arrivano non dando l'adesione, perché arrivano personalmente, singolarmente, perché arrivano come famiglie, perché arrivano essendo presenti a Roma e non avendo preventivato la presenza in piazza, ma essere a Roma e avere la possibilità di vedere Papa Francesco è sempre un dono, e quindi c'è tanta gente che magari si unisce all'ultimo minuto. Da diversi paesi sono presenti chierici regolari di Somasca, poi religiose dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia, religiose di Gesù Maria, figlie dell'Oratorio, suore ospedaliere della Misericordia, partecipanti al Festival Internazionale del Circo e fratelli del Sacro Cuore. Questo per quanto riguarda la presenza da diversi paesi, come dicevamo. Poi, come ogni mercoledì, tantissime le parrocchie, tra l'altro sono presenti circa 4.000 fedeli portati in piazza dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Altre sono poi le associazioni, nonché anche i militari che sono presenti alcuni istituti, alcune scuole e anche gruppi musicali, la Corale Santa Maria di Arzacchena e l'Orchestra Filarmonica della Francia Corta di Chiari in provincia di Brescia. Poi gruppi che provengono dalla Francia e dalla Repubblica Democratica del Congo, gruppi che provengono da diversi paesi di lingua inglese, dall'Inghilterra, dalla Scozia, dall'Irlanda, dalla Norvegia, dall'Australia, dalla Papua Nuova Guinea, dall'India, dall'Indonesia, dal Giappone, dalle Filippine e dalla Thailandia, nonché dal Canada e dagli Stati Uniti d'America. Sono presenti gruppi di lingua tedesca, dalla Germania e ancora dall'Austria, e gruppi che provengono dal Lussemburgo e dal Liechtenstein, mentre poi di lingua spagnola dalla Spagna, dal Messico, dal Nicaragua, dalla Repubblica Dominicana, dal Venezuela, dall'Argentina e dal Cile. E infine gruppi di lingua portoghese che provengono dal Brasile. Ricordavo immagini in diretta, il Papa che si sofferma a salutare i piccoli per una carezza, un bacio, mentre prosegue il suo giro all'interno della piazza, piazza che come sempre esplode in entusiasmo nel momento in cui il Papa fa il suo ingresso, piazza che vuole vedere Papa Francesco, ma poi soprattutto lo vuole ascoltare nella catechesi che anche oggi rivolgerà. Ricordiamo, 7 giorni or sono, il Papa ha parlato dello spirito familiare, agganciando il suo tema, la sua riflessione, alla 14ª Assemblea Ordinaria Generale del Sinodo dei Vescovi, che fino a domenica 25 ottobre, quindi ancora 10 giorni, praticamente oggi siamo un po' al giro di boa, e fino a domenica 25 si riunisce qui a Roma nell'aula nuova del Sinodo. Il tema scelto, lo ricordiamo, la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. C'è da ricordare anche che sabato prossimo, 17 ottobre, a partire dalle ore 9, dall'Aula Paolo VI in Vaticano, potremmo seguire la commemorazione per il 50° anniversario proprio del Sinodo dei Vescovi. Ci sarà una diretta sabato mattina dalle 9 alle 12:30 circa. Mentre poi domenica 15 ottobre, ed è una comunicazione
dell'ufficio liturgico delle celebrazioni del Santo Padre, a partire dalle 10:15 e non dalle 10:30 come era stato fissato in un primo momento, a partire dalle 10:15 da Piazza San Pietro potremo seguire nella liturgia della 29ª Domenica del Tempo Ordinario, potremo seguire la Cappella Papale con la Santa Messa e la canonizzazione dei Beati Vincenzo Grossi, di Maria dell'Immacolata Concezione e dei coniugi Ludovico Martin e Maria Zelia Guerin, i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresa di Lisieux, della quale abbiamo celebrato la memoria liturgica all'inizio di questo mese di ottobre, mese missionario, e non dimentichiamolo, domenica prossima, 18 ottobre, celebreremo anche la giornata mondiale missionaria. Immagini in diretta, il Papa che si sofferma quando sono le 9:39 di questa mattinata del 14 ottobre. E andiamo a salutare anche quanti ci riascoltano poi nella riproposta dell'udienza generale in modo integrale questa sera su Telepace a partire dalle ore 21. La famiglia che cammina nella via del Signore è fondamentale nella testimonianza dell'amore di Dio e merita perciò tutta la dedizione di cui la Chiesa è capace. Così Papa Francesco la scorsa settimana nella sua catechesi, potremmo dire proprio nei primi giorni del Sinodo dei Vescovi. E diceva: il Sinodo è chiamato a interpretare per l'oggi questa sollecitudine e questa cura della Chiesa. Accompagniamo tutto il percorso sinodale anzitutto con la nostra preghiera e la nostra attenzione. E in questo periodo, ha detto il Papa, le catechesi saranno riflessioni ispirate da alcuni aspetti del rapporto che possiamo ben dire indissolubile tra la Chiesa e la famiglia, con l'orizzonte aperto al bene dell'intera comunità umana. Bella quella espressione, indissolubilità tra la Chiesa e la famiglia. Non a caso la famiglia è anche chiamata piccola chiesa domestica, e ogni comunità cristiana, ogni parrocchia è famiglia di famiglie. Un raggio di sole, seppur timido, si è affacciato su Piazza San Pietro, mentre potremmo dire anche noi siamo a bordo della vettura panoramica, perché grazie all'operatore del CTV che sta proprio alle spalle del Santo Padre possiamo seguire con il Papa l'abituale giro della piazza che precede poi il suo raggiungere sul sagrato, la sede dove con il segno della croce darà inizio per l'appunto all'udienza generale, dove all'inizio ci sarà nelle diverse lingue la proclamazione di un tratto della Sacra Scrittura, dopodiché la catechesi in lingua italiana, che è il corpo centrale dell'udienza, e il saluto con la sintesi nelle diverse lingue. Prima dei saluti in lingua italiana, e quindi ai giovani, agli sposi, agli ammalati, ultimo momento, prima della preghiera cantata del Padre Nostro e della benedizione che il Papa imparte
a quanti sono presenti in piazza. Dobbiamo dire che con Papa Francesco i tempi sono stati anticipati, con Benedetto XVI l'udienza iniziava alle 10:30 e il Papa usciva in genere intorno alle 10:10, mentre ora con Papa Francesco l'ingresso in piazza è intorno alle 9:30, come questa mattina alle 9:30 precisa il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza e tra circa 7-8 minuti inizierà l'udienza generale per poi concludersi intorno alle 10:40, quindi poco più di un'ora, ogni mercoledì l'appuntamento con l'udienza generale che si tiene 90 volte su 100 in piazza San Pietro, perché poi è solamente nel mese estivo di agosto, dopo la pausa del mese di luglio, che le udienze, sia per il numero ridotto di fedeli, sia anche per le alte temperature, l'udienza si tiene nell'aula Paolo VI. Poi, in questi 2 anni e mezzo di pontificato, il Papa ha sempre tenuto le udienze generali in piazza San Pietro, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, e a differenza dei suoi predecessori, che magari facevano l'udienza in due tempi, in due luoghi, la Basilica Vaticana e poi l'Aula Paolo VI, Papa Francesco l'ha sempre tenuta in piazza con quell'attenzione che anche mercoledì scorso egli stesso ricordava degli ammalati che invece di essere presenti sulla piazza erano in Aula Paolo VI e attraverso il maxischermo potevano seguire quanto accadeva sulla piazza, e questo anche perché mercoledì scorso appunto le previsioni non erano buone, anche se poi durante l'udienza non è piovuto, comunque proprio come gesto di attenzione nei confronti dei malati erano stati riuniti tutti in aula Paolo VI, il Papa li aveva salutati prima di raggiungere la piazza e dall'aula potevano seguire l'udienza generale, la catechesi, la parola che il Papa rivolgeva a quanti erano presenti sulla piazza. Uno sguardo attento alla vita quotidiana degli uomini e delle donne di oggi mostra immediatamente il bisogno che c'è ovunque di una robusta iniezione di spirito familiare. Anche questa è un'espressione molto bella, perché il Papa ricordava che lo stile dei rapporti civili, economici, giuridici, professionali, di cittadinanza appare molto razionale, formale, organizzato, ma anche molto disidratato, arido, anonimo. Diventa, diceva ancora il Papa, a volte insopportabile, pur volendo essere inclusivo nelle sue forme, nella realtà abbandona alla solitudine e allo scarto un numero sempre maggiore di persone. Proprio quando manca questo spirito che contraddistingue, ed è inevitabile, la vita di famiglia, perché nella famiglia non ci può non essere un rapporto di amore, di attenzione, di accoglienza, magari soprattutto nei confronti di chi è più in difficoltà, ecco, questo spirito che si respira nella famiglia dovrebbe essere iniettato, diceva il Papa, in quelli che sono gli ambienti civili, economici, giuridici, professionali, di cittadinanza, dove invece a volte si è molto razionali, formali, organizzati, in una parola si è molto freddi e burocratici. Il Papa ha lasciato la vettura panoramica a piedi, sta raggiungendo il luogo dal quale, come già abbiamo ricordato, darà inizio all'udienza generale. Vediamo che sono presenti alcuni cardinali, alcuni vescovi che probabilmente accompagnano gruppi di pellegrini.
vediamo che il cielo non è proprio sereno, anzi minaccia pioggia, ma come sempre diciamo, ci auguriamo che almeno per il tempo dell'udienza generale il cielo non si commuova e quindi chi è presente in piazza possa seguire senza disagi il momento di incontro, potremmo dire, perché poi lo è in effetti, il momento di festa con il successore di Pietro, che comunque fra qualche istante rivolgerà la sua parola ai tanti presenti anche questa mattina qui in piazza. Dobbiamo dire, come avevamo preannunciato, puntualissimo, il Papa ora raggiunge la sede da dove darà inizio all'udienza generale. Udienza generale, dicevamo, numero 33 di questo 2015, che ci apprestiamo a seguire insieme, augurando a tutti voi un buon ascolto. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales, cependant malheureux celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. At that time, Jesus declared, "Woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations come, but woe to the man by whom the temptation comes. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it from you. It is better for you to enter life maimed or lame than with two hands or two feet to be thrown into the eternal fire. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that in heaven their angels always behold the face of my Father who is in heaven." The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sagte Jesus: Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay del hombre por el que viene el escándalo! Si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai do mundo por causa dos escândalos. São inevitáveis de certos escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Se a tua mão ou o teu pé são para ti ocasião de queda, corta-os e lança-os para longe de ti. É melhor para ti entrares na vida mutilado ou coxo do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Livrai-vos de desprezar um só destes pequeninos, pois digo-vos que os seus anjos no céu veem constantemente a face de meu Pai que está no céu. Palavra da Salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع: الويل للعالم من أسباب العثرات ولا بد من وجودها، ولكن الويل للذي يكون حجر عثرة. فإذا كانت يدك أو رجلك حجر عثرة لك، فاقطعها وألقها عنك، فلأن تدخل الحياة وأنت أقطع اليد أو أقطع الرجل، خير لك من أن يكون لك يدان أو رجلان وتلقى في النار الأبدية. إياكم أن تحتقروا أحداً من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون أبداً وجه أبي الذي في السماوات. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus rzekł: Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny.
Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, come le previsioni del tempo erano un po' insicure, si prevedeva la pioggia, questa udienza si fa contemporaneamente in due posti, qui noi in piazza e 700 malati nell'aula Paolo VI che seguono l'udienza nel maxischermo. Tutti e due siamo uniti, salutiamo loro con un applauso. La parola di Gesù è forte oggi, guai al mondo per gli scandali. Gesù è realista e dice è inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Io vorrei, prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa, chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Oggi rifletteremo su un argomento molto importante, le promesse che facciamo ai bambini. Non parlo tanto delle promesse che facciamo qua e là durante la giornata per farli contenti o per farli stare buoni, magari con qualche innocente trucchetto, ma ti do una caramella e queste promesse, per invogliarli ad impegnarsi nella scuola o per dissuaderli da qualche capriccio. Parlo di altre promesse, delle promesse più importanti, decisive per le loro attese nei confronti della vita, per la loro fiducia nei confronti degli esseri umani, per la loro capacità di concepire il nome di Dio come una benedizione. Sono promesse che noi facciamo loro. Noi adulti siamo pronti a parlare dei bambini come di una promessa della vita. Tutti diciamo, i bambini sono una promessa della vita. E siamo anche facili a commuoverci dicendo ai giovani che sono il nostro futuro, è vero. Ma mi domando a volte se siamo altrettanto seri con il loro futuro, con il futuro dei bambini e con il futuro dei giovani. Una domanda
che dovremmo farci più spesso è questa: quanto siamo leali con le promesse che facciamo ai bambini facendole venire nel nostro mondo? Noi le facciamo venire al mondo. E questa è una promessa. Cosa le promettiamo loro? Accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia e speranza sono altre tante promesse di base che si possono riassumere in una sola: amore. Noi promettiamo amore, cioè l'amore che si esprime nell'accoglienza, nella cura, nella vicinanza, nell'attenzione, nella fiducia, la speranza. Ma la grande promessa è amore. Questo è il modo più giusto di accogliere un essere umano che viene al mondo. E tutti noi lo impariamo ancora prima di esserne cosciente. A me piace tanto quando vedo i papà e le mamme, e quando passo fra voi, portarmi un bambino, una bambina piccolino, insomma, quanto tempo ha? 3 settimane, 4 settimane, ma e cerco che il Signore la benedica. Questo si chiama amore anche. La promessa, l'amore è la promessa che l'uomo e la donna fanno ad ogni figlio, fin da quando è concepito nel pensiero. I bambini vengono al mondo e si aspettano di avere conferma di questa promessa. Lo aspettano in modo totale, fiducioso, indefesso. Basta guardarli in tutte le etnie, in tutte le culture, in tutte le condizioni di vita. Quando accade il contrario, i bambini vengono feriti da uno scandalo, insopportabile, tanto più gravi in quanto non hanno i mezzi per decifrarlo. Non possono capire cosa succede. Dio veglia su questa promessa fin dal primo istante. Ricordate cosa dice Gesù? Gli angeli dei bambini rispecchiano lo sguardo di Dio e Dio non perde mai di vista i bambini. Guai a coloro che tradiscono la loro fiducia, guai. Il loro fiducioso abbandono alla nostra promessa che ci impegna fin dal primo istante ci giudica. E vorrei aggiungere un'altra cosa con molto rispetto per tutti, ma anche con molta franchezza. La loro spontanea fiducia in Dio non dovrebbe mai essere ferita, soprattutto quando ciò avviene a motivo di una certa presunzione, più o meno inconscia, di sostituirci a Lui. Il tenero e misterioso rapporto di Dio con l'anima dei bambini non dovrebbe essere mai violato. È un rapporto reale che Dio lo vuole e Dio lo custodisce. Il bambino è pronto fin dalla nascita per sentirsi amato da Dio, è pronto a questo. Non appena è in grado di sentire che viene amato per se stesso, un figlio sente anche che c'è un Dio che ama i bambini. I bambini appena nati incominciano a ricevere in dono, insieme con il nutrimento e le cure, la conferma delle qualità spirituali dell'amore. Gli atti dell'amore passano ora attraverso il dono del nome personale,
la condivisione del linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei sorrisi. Imparano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani punta alla nostra anima, cerca la nostra libertà, accetta la diversità dell'altro, lo riconosce e lo rispetta come interlocutore. Un secondo miracolo, una seconda promessa. Noi, papà e mamma, ci doniamo a te per donare te a te stesso. E questo è amore, che porta una scintilla di quello di Dio. Ma voi, papà e mamme, voi avete questa scintilla di Dio che date ai bambini. Voi siete strumento dell'amore di Dio. E questo è bello, bello, bello. Solo se guardiamo i bambini con gli occhi di Gesù, possiamo veramente capire in che senso, difendendo la famiglia, proteggiamo l'umanità. Il punto di vista dei bambini è il punto di vista del Figlio di Dio. La Chiesa stessa, nel battesimo, ai bambini fa grandi promesse con cui impegna i genitori e la comunità cristiana. La Santa Madre di Gesù, per mezzo della quale il Figlio di Dio è arrivato a noi, amato e generato come un bambino, renda la Chiesa capace di seguire la via della sua maternità e della sua fede. E San Giuseppe, uomo giusto, che ha accolto e protetto, onorando coraggiosamente la benedizione e la promessa di Dio, ci renda tutti capaci e degni di ospitare Gesù in ogni bambino che Dio manda sulla terra. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, il est important de réfléchir aux promesses que nous faisons aux enfants, les promesses les plus importantes, celles qui concernent leur avenir, leur relation avec Dieu, la confiance qu'ils auront plus tard envers les autres personnes. L'homme et la femme font la promesse à leur enfant de l'aimer, dès qu'ils le conçoivent dans leurs pensées. L'amour est la manière la plus juste d'accueillir un être humain. Malheur à ceux qui trahissent cette confiance et cette attente des enfants, alors que Dieu ne cesse jamais de penser à eux. La relation tendre et mystérieuse entre Dieu et l'âme des enfants ne devrait jamais être violée, pas plus que la confiance spontanée qu'ils ont envers lui ne devrait être blessée. Par l'amour qu'ils reçoivent de leurs parents, les enfants apprennent aussi la beauté des relations humaines, l'acceptation de la diversité et le respect envers les autres. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto i pellegrini di lingua francese, in particolare le persone venute dalla Repubblica Democratica del Congo e dalla Francia. Come pure i fratelli del Sacro Cuore. Mentre si svolge il Sinodo dei Vescovi sul tema della famiglia,
Prego per tutte le vostre famiglie, in particolare per i bambini, affinché siamo attenti a suscitare in loro l'amore di Dio e dei loro fratelli. Che Dio vi benedica. Quanti giorni sono stati sepolti? Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de République démocratique du Congo et de France, ainsi que les frères du Sacré-Cœur. Alors que se déroule le synode des évêques sur le thème de la famille, je prie pour toutes vos familles, en particulier pour les enfants, afin que nous soyons attentifs à susciter en eux l'amour de Dieu et de leurs frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the family, we now consider the promises we make to our children by bringing them into the world. The greatest of these is love. Every child trusts that he or she will be loved and cared for. When that promise is broken, the result is a scandal which Jesus condemns, telling us that their angels in heaven stand in God's presence. The Church, too, in baptism, makes promises to our children, promises to be kept by parents and the Christian community as a whole. In experiencing human love, each child comes to sense the presence of a God who loves children. It is important for us to foster this mysterious relationship by leaving room for God in their young lives. Parents, in and through the love they show for their children, help them to appreciate their identity and uniqueness as sons and daughters of God. Jesus taught us to become like little children. In protecting our children and protecting the family, may we keep the great promise which God has given to us in them and through them to our human family. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Australia, Papua Nuova Guinea, India, Indonesia, Giappone, Filippini, Thailandia, Canada e Stati Uniti d'America. Vi chiedo di pregare per il Sinodo sulla famiglia e di essere testimoni della presenza costante di Dio nel mondo attraverso la vostra vita familiare. Dio vi benedica a tutti. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Scotland, Ireland, Norway, the Netherlands, Australia, Papua New Guinea, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Thailand, Canada, and the United States of America. I ask you to pray for the Synod on the family and to be witnesses of God's presence in the world through your family life. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung.
Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, gerne sprechen wir von den Kindern als Hoffnung für das Leben. Wir bezeichnen die jungen Menschen als unsere Zukunft. Gehen wir aber ernsthaft mit ihrer Zukunft um? Wir müssen uns fragen, ob wir den Versprechen treu sind, die wir den Kindern geben und die entscheidend sind für ihre Erwartungen an das Leben, für ihr Vertrauen in die Menschen und für ihre Fähigkeit, den Namen Gottes als Segen zu begreifen. Die grundlegenden Versprechen wie Aufnahme, Fürsorge, Nähe, Vertrauen, Hoffnung lassen sich in einem zusammenfassen: Liebe. Kinder erwarten ganz vertrauensvoll und hilflos, dass dieses Versprechen bekräftigt wird. Wehe dem, der ihr Vertrauen verrät. Ebenso darf ihr natürliches Vertrauen in Gott nicht verletzt werden. Sobald ein Kind zu spüren vermag, dass es um seiner selbst willen geliebt wird, spürt es auch, dass es einen Gott gibt, der die Kinder liebt. Zusammen mit der Nahrung und Fürsorge empfangen die Kinder die geistigen Qualitäten der Liebe als Geschenk. Die Gabe des persönlichen Namens, die Mitteilung der Sprache, das Verstehen mit Blicken. So lernen sie, dass die Schönheit der Verbindung zwischen Menschen auf die Seele gerichtet ist, unsere Freiheit sucht, die Verschiedenheit des anderen akzeptiert und ihn als Gegenüber anerkennt. Ein wichtiges Versprechen, das Eltern ihrem Kind geben, heißt: Wir schenken uns dir, um dich dir selbst zu schenken. Diese Liebe bringt einen Funken der Liebe Gottes. Wenn wir die Kinder mit den Augen Jesu betrachten, verstehen wir: Die Familie zu verteidigen, heißt die Menschheit zu schützen. Do un caloroso benvenuto ai pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Saluto i nuovi diaconi e sacerdoti del Collegium Germanicum et Ungaricum con i loro familiari, nonché i numerosi gruppi di studenti, specialmente il Gymnasium Ursula Schule di Osnabrück. Continuate a pregare per il Sinodo dei Vescovi. Tutti vogliamo assistere i genitori nel garantire ai bambini un futuro di vita e di fede. Lo Spirito Santo vi guide sul vostro cammino. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern aus den Ländern deutscher Sprache. Ich begrüße die Neupriester und die neugeweihten Diakone des Collegium Germanicum et Hungaricum mit ihren Angehörigen, sowie die zahlreichen Schulgruppen, insbesondere das Gymnasium Ursula Schule in Osnabrück. Betet weiterhin für die Bischofssynode. Wir wollen alle Eltern darin unterstützen, den Kindern eine Zukunft des Lebens und im Glauben zu sichern. Der Heilige Geist leite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia,
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tema de las promesas que hacemos a los niños. No me refiero a esas pequeñas promesas que hacemos habitualmente para que se porten bien o se esfuercen en el colegio, sino más bien a la promesa contenida en el hecho de traerles a la vida. Esta promesa de acogida, cuidado, cercanía y atención concreta se puede resumir en una palabra: amor. A los chicos les prometemos amor. Una promesa de amor, en definitiva, que hemos aprendido de nuestros padres antes incluso de ser conscientes, y que con una actitud inerme y confiada, todo niño espera que le sea correspondida íntegramente. Si esto no sucede, se les hiere profundamente. Por eso Jesús en el Evangelio nos alerta de que Dios y sus ángeles velan sobre esta responsabilidad. El niño recibe de su familia, con su nombre y con las primeras palabras y sonrisas y caricias, la belleza de estar con los demás, aprendiendo a ser libre y aceptar a los otros. En el bautismo, la Iglesia, a través de los padres y la comunidad, se une a estas promesas. Desde el momento que el niño es capaz de sentirse amado por sí mismo, siente que hay un Dios que lo ama. Su espontánea confianza en Dios nunca debe ser vulnerada, sobre todo con nuestra presunción de sustituir al Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. De modo especial, quiero saludar a los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados en las entrañas de la tierra durante 70 días. Creo que cualquiera de ustedes sería capaz de venir acá y decirnos qué significa la esperanza. Gracias por tener esperanza en Dios. Que la Virgen María y San José, que tuvieron bajo su custodia al Hijo de Dios, nos enseñen a acoger a Jesús en cada niño. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada.
Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Muitas vezes nós, adultos, referimos-nos às crianças como uma promessa de vida, como o nosso futuro. Mas tomamos nós a sério esta promessa de vida? Somos leais às promessas que estão incluídas no simples facto de trazer à vida os nossos filhos? Acolhimento e carinho, proteção e solicitude são algumas de tais promessas basilares que se podem resumir numa só: amor. É uma promessa que o homem e a mulher fazem a cada filho, desde o primeiro momento que nele pensam. E os filhos, por sua vez, logo que chegam ao mundo, esperam ver confirmada esta promessa de amor. Esperam-no em todos os cantos do mundo e de um modo total, confiante e inofensivo. Quando sucede o contrário, sentem-se feridos por um escândalo que se torna tanto mais grave e insuportável quanto mais desprovidos estão de meios para o decifrar. Ai daqueles que atraiçoam a confiança de um pequenino. Desde o primeiro instante, Deus vela pela promessa de amor que é cada criança. Esta, logo que é capaz de se ver amada por si mesma, pressente também que há um Deus que ama as crianças. O ponto de vista da criança é o ponto de vista do Filho de Deus. Só se olharmos as crianças com os olhos de Jesus, poderemos verdadeiramente compreender como se protege a humanidade defendendo a família. A Virgem Maria e São José, que acolheram e protegeram o seu filho, honrando corajosamente a bênção e a promessa de Deus, nos tornem dignos de hospedar Jesus em cada criança que Deus faz chegar a esta terra. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi peregrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, in particolare i fedeli brasiliani di Bom Despacho, Mogi das Cruzes, Montenegro e Santo Amaro. E vi chiedo di accompagnare con la preghiera il sinodo in corso. La Vergine Madre ci aiuti a seguire la volontà di Dio prendendo le decisioni che meglio convengono alla famiglia. Pregate anche per me. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos de língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, em particular aos fiéis brasileiros de Bom Despacho, Mogi das Cruzes, Montenegro e Santo Amaro, e peço-vos que acompanheis com oração o sínodo em curso. A Virgem Mãe nos ajuda a seguir a vontade de Deus, tomando as decisões que melhor convenham à família. Rezai também por mim. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، سوف نتأمل اليوم حول موضوع مهم جدا
الوعود التي نقطعها للأطفال سؤال ينبغي علينا أن نطرحه غالبا على أنفسنا وهو التالي كم نحن صادقون في الوعود التي نقطعها للأطفال عندما نجعلهم يأتون إلى عالمنا استقبال وعناية قرب وتنبه ثقة ورجاء إنها وعود أساسية ويمكن تلخيصها في وعد واحد الحب إنها الطريقة الأصح لقبول كائن بشري يأتي إلى العالم وجميعنا نتعلمها حتى قبل أن ندركها فالأطفال يأتون إلى العالم ويتوقعون الحصول على التأكيد على هذا الوعد الله وما إن يصبح قادرا على الشعور بأنه محبوب لذاته يشعر الابن أيضا بوجود إله يحب الأطفال فقط إن نظرنا إلى الأطفال بعيني يسوع يمكننا أن نفهم حقا بأي معنى نحمي البشرية من خلال دفاعنا عن العائلة إن الكنيسة نفسها وفي العماد تقطع للأطفال وعودا كبيرة تلزم بها الوالدين والجماعة المسيحية لتجعل العذراء مريم الكنيسة قادرة على اتباع درب أمومتها وإيمانها وليجعلنا القديس يوسف أهلا لاستقبال يسوع في كل طفل يرسله الله على الأرض Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente e in modo speciale al gruppo di rifugiati iracheni e siriani presenti oggi con noi. Cari fratelli e sorelle, siamo leali con le promesse che facciamo ai bambini e non tradiamo la loro fiducia. Il Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط ونخص بالذكر عددا من اللاجئين العراقيين والسوريين الحاضرين معنا هنا اليوم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنكن صادقين في الوعود التي نقطعها للأطفال ولا نخونن ثقتهم ليبارككم الرب Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął kwestię składanych dzieciom obietnic, które decydują o ich życiu oraz o ich relacji do Boga i do ludzi. Często powtarzamy, że dzieci są naszą przyszłością, przyszłością rodziny, kościoła, społeczeństwa. Czy jednak wystarczająco poważnie myślimy o przyszłości tych, które przychodzą na świat? Miłość, która charakteryzuje się bliskością, troską, zaufaniem, nadzieją, to obietnica, jaką mężczyzna i kobieta składają dziecku od chwili, kiedy poczęte jest w myślach. Narodzone dzieci mają prawo spodziewać się, że otrzymają potwierdzenie tej obietnicy. Dzieje się tak, kiedy po raz pierwszy słyszą swoje imię, poznają twarze mamy i taty, ich spojrzenia, uśmiech, język ich miłości, który zawiera w sobie iskrę miłości Boga. Gdy tego zabraknie, dzieci zostają zranione zgorszeniem.
Pan Jezus powiedział jednak, że aniołowie ich wpatrują się w oblicze Boga. Dlatego biada tym, którzy zdradzają to dziecięce zaufanie. Postrzegając dzieci jak Jezus, który nigdy nie traci ich z oczu, możemy zrozumieć prawdę, w jakim sensie, broniąc rodziny, chronimy ludzkość. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Ieri abbiamo celebrato la memoria del beato Honorat Komiński, grande devoto della Vergine Maria, che con il proprio sangue ha scritto l'atto di affidamento alla Madonna, Tuus Totus. Fondò diverse congregazioni, soprattutto di vita nascosta. Le sue reliquie saranno deposte sabato prossimo nel Pantheon dei Grandi Polacchi, ubicato dentro il Tempio della Provvidenza Divina a Varsavia. Nell'anno della vita consacrata e ottavo della novena in preparazione al centenario della sua morte, per la sua intercessione chiediamo lo spirito di fedeltà per tutti i consacrati e il dono di sante vocazioni. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, wielkiego czciciela Matki Bożej, który własną krwią napisał akt oddania się Maryi Tuus Totus. Założył liczne zgromadzenia zakonne, głównie niehabitowe. W najbliższą sobotę jego relikwie zostaną złożone w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W roku życia konsekrowanego i ósmym roku nowenny przygotowującej do obchodów stulecia jego śmierci prośmy za jego wstawiennictwem o ducha wierności dla wszystkich osób konsekrowanych oraz dar licznych i świętych powołań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sabato prossimo, 17 ottobre, ricorrerà la giornata mondiale del rifiuto della miseria. Questa giornata si propone di accrescere gli sforzi per eliminare l'estrema povertà e la discriminazione e per assicurare che ciascuno possa esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. Siamo tutti invitati a fare nostra questa intenzione perché la carità di Cristo raggiunga e sollevi i fratelli e le sorelle più poveri e abbandonati. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Saluto in particolare i superiori maggiori dei chierichi regolari di Somasca e le religiose dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia.
Sono lieto di accogliere I partecipanti al cammino dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, l'Associazione Italiana Cristiana Centri ed Opere di Solidarietà di Molfetta e I soci della Banca di Viterbo. Nel giorno in cui si fa memoria del Papa San Callisto, martire, a cui sono dedicate le celebri catacombe, auguro a tutti I pellegrini convenuti a Roma che il ricordo di tanti coraggiosi testimoni di Cristo rinvigorisca la fede di ciascuno. Porgo un pensiero speciale ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. In questo mese di ottobre siamo tutti chiamati a sostenere le missioni con la preghiera e la solidarietà. Cari giovani, accogliete con gioia l'invito del Signore a impiegare le vostre migliori energie nell'annuncio del Vangelo. Cari ammalati, vi ringrazio perché l'offerta del vostro sacrificio è molto preziosa per quanti ancora non conoscono l'amore di Dio. Cari sposi, continuate a proclamare con la vita l'affetto fedele del Signore. Grazie. Pater nostra, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domine vobiscum, et tuum spiritu tuum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostro in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dieci e 46 minuti, si conclude questa udienza generale di mercoledì 14 ottobre 2015, un'udienza generale dove il Papa una volta di più ha rivolto la sua riflessione sulle promesse fatte ai più piccoli, quanto siamo leali con le promesse che facciamo ai bambini facendoli venire nel nostro mondo. In apertura il Papa aveva detto: vorrei in nome di Cristo chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano, vi chiedo perdono. E poi un riferimento ai circa 700 ammalati che, come avevamo previsto, sono presenti in Aula Paolo VI e da lì hanno seguito l'udienza generale, viste le previsioni meteo di pioggia per questa mattinata. Ringraziando il buon Dio. Teach everything he commanded them to teach. New ways to communicate God's word. Present positive images to our people. This message of truth and salvation. Culture of encounter. Gospel of Christ worldwide.
Shalom World TV. /24/7. Faith-filled. Dynamic. Virtue-building. Commercial-free. Family-friendly. Catholic charismatic channel to the whole world. Promote the gift of church teaching. Dedicated for the new evangelization. Mentor the young into a deeper embrace of the Catholic faith. Wonderful contributions to the church. People of prayer. Messages. Peace of Christ. Promote the values of life. This is media at its very best. The voice of the church. With great love. Taking this to the next step. Shalom World TV. Shalom. 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 Shalom World, God's own channel.